Un Orvieto classico superiore prodotto da un toscano? Ma Orvieto non è in Umbria? Certo che sì, ma se il toscano è Antinori, bisogna provarlo. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento il San Giovanni della Sala di Cantina Antinori. A 18 km da Orvieto sorge il Castello della Sala, dove Antinori possiede una tenuta nella quale produce questo vino della DOC Umbra Orvieto Classico Superiore. L'Orvieto è uno dei pochi vini italiani a prendere il nome dal paese o dalla città in cui viene prodotto ed ha un'origine probabilmente etrusca. Questo vino viene prodotto dalla cantina dal 1990, anche se meno conosciuto probabilmente al grande pubblico, in quanto Antinori solitamente è ricordato per i suoi vini toscani. In particolare, come potete vedere dalla scheda, questo San Giovanni è prodotto con un blend di vini. Per la precisione, 50% Grechetto, 50% suddiviso tra il Procanico, che è il Trebbiano toscano, Pinot Bianco e Viognier. L'annata in degustazione è il 2018 e la gradazione alcolica è di 12 gradi e mezzo. Cosa ci regalerà questo vino? Lo scopriremo con la degustazione, ma prima, come sempre, un'occhiata più da vicino all'etichetta. Ed eccoci a vedere la bottiglia più da vicino, San Giovanni della Sala, Orvieto Classico Superiore Antinori, questa etichetta su fondo bianco con una croce appunto gialla e blu disegnata, annata 2018 come abbiamo visto prima nella scheda. Andiamo a girare la nostra bottiglia per le indicazioni tipiche e obbligatorie di legge, la denominazione che abbiamo appunto nominato prima, Orvieto Classico Superiore, classico formato da 750, annata 2018 e il simbolo di Castello della Sala, da cui appunto la tenuta da cui proviene questo vino, che ritroviamo anche qui in cima alla bottiglia, appunto questo profilo che ricorda il castello. Qui, a differenza di altre bottiglie, come avevo già detto in altri video, c'è la fascetta della DOC. Ricordiamo che per la DOC non è obbligatoria la fascetta, invece è obbligatoria per la DOCG. Una bottiglia molto semplice, che comunque richiama alcuni colori tipici della zona. Si presenta abbastanza bene ed è molto riconoscibile appunto all'interno dello scaffale del supermercato o dell'enoteca. Bene, dopo aver visto l'etichetta, come sempre, andiamo ad assaggiare il contenuto della bottiglia e ad assegnare i classici voti. Partiamo come sempre dal colore, un giallo paglierino chiaro con alcuni riflessi tendenti al verde. Andiamo a sentire al naso. Nota floreale di frutta matura, in particolare pesca e ananas su tutti. Passiamo al gusto. Buona acidità, una certa sapidità retta da una buona persistenza. Equilibrato e con una chiusura fresca. Andiamo a vedere queste sensazioni come si traducono. Partendo dalla fascia di prezzo, questo vino prende due bottiglie su 5. Si trova in vendita tra i 13 e i 16 euro alla bottiglia ed ha una certa reperibilità anche nelle catene della grande distribuzione. Per quanto riguarda la versatilità, questo vino prende 3 bottiglie su 5. È un vino indicato per il pesce, particolarmente con i primi, ad esempio un bel piatto di spaghetti alle vongole, oppure con piatti tipici della tradizione umbra, come ad esempio una frittata al tartufo. Si può usare anche per l'aperitivo, ma forse non è proprio il suo scopo, da evitare infine con le carni rosse o con i dolci. Sulla facilità di beva assegno 3 bottiglie su 5. È un vino sicuramente ben fatto, anche se non ha spunti particolari, almeno in questa versione fatta da Antinori. Non è difficile da bere, tuttavia, se non si prova in altre cantine, forse si fa fatica ad apprezzarne appieno la qualità. È consigliato comunque per una serata a tema pesce. Temperatura di servizio fra i 10 e i 12 gradi.
Arrivando infine al giudizio complessivo, e vi ricordo come sempre personale, su questo vino assegno 2 bottiglie su 5. È un vino che non ha dei difetti particolari e che si lascia bere, tuttavia non è molto emozionante. Probabilmente ci sono cantine che su questo vino possono vantare prodotti migliori. Inoltre è un vino che forse richiede un minimo di conoscenza per poter essere apprezzato appieno. Il prezzo è nella media, anche se forse sconta un po' il nome della cantina. Vi lascio comunque il link al sito di Cantina Antinori per avere una panoramica sulla loro produzione, specialmente per quanto riguarda i classici toscani. Bene, e anche per oggi abbiamo terminato. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Condividetelo con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Se avete un qualche domanda da farmi, fatemela qui sotto nei commenti. Vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.